paga. Stasera si fa alla romana. Mi sembra evidente. Dice domani si dice cose, no? Che cosa dice? Si parla. Intanto mettiamola così. Il governo, la maggioranza. No. Allora, abbiamo detto per. Avete scritto per giorni che Italia Viva era finita, che non c'era più futuro per questo. Per questa nostra scommessa. Abbiamo visto che anche oggi ci sono due nuovi ingressi e quindi Italia Viva è molto più forte di quello che avete raccontato in questi giorni. Non ve ne faccio una colpa, però il pensiero unico di tutti voi era: ah, Italia Viva, non avrà i numeri, ci sono i responsabili, eccetera. Dopodiché, se il Presidente del Consiglio ha, come ha fatto credere Palazzo Chigi e il portavoce del Presidente, i numeri per andare avanti senza di noi, va benissimo. È la democrazia parlamentare, quindi non dobbiamo essere per niente arrabbiati o preoccupati, anzi facciamo un grande in bocca al lupo. Se invece questi numeri non ci sono, verificheremo in Parlamento quello che c'è da fare, perché da quando il benedetto maledetto referendum ha impedito agli italiani di poter cambiare pagina, ormai siamo sempre di più nelle mani di una democrazia parlamentare che vede in Parlamento nascere nuovi governi e ottenere la fiducia. Per me il Presidente del Consiglio deve lavorare, nessuno di noi ce l'ha con lui. Noi abbiamo detto che sulla giustizia non siamo d'accordo e abbiamo detto al Presidente del Consiglio che sull'economia c'è bisogno di darsi una mossa, perché la situazione del Paese è molto, molto difficile, in particolar modo con il quadro internazionale. Io da ex Premier e da persona che un po' gira per il mondo dico che sono un po' preoccupato per i numeri dell'Italia a livello economico.